Buongiorno ai telespettatori di Cilento TV e benvenuti alla nuova puntata di Pensa Diverso. Ospite oggi è l'architetto José Saturno. José Saturno è da tempo che si interessa di problemi che riguardano l'ambiente. Oggi è intenzione di farci una chiacchierata in questo senso. José, la prima domanda. È di questi giorni la notizia, che è apparsa anche sui quotidiani, che nel Cilento arriveranno 50 milioni di euro come finanziamento per la metanizzazione del Cilento, appunto, ed è una prima tranche addirittura, quindi i soldi saranno molti di più. Allora, la domanda è questa: ma non è superato, come dire, non è fuori tempo massimo questo tipo di finanziamento? E non poteva essere questa un'occasione per tutto il Cilento per poter fare veramente un ragionamento completamente diverso? Sì, Cosa ne pensi? perché quella soluzione proposta e finanziata ormai è superata dalle soluzioni che negli ultimi 20 anni ormai comunque sono diventati di dominio pubblico in alcune realtà, dove già 20 anni fa sono partiti con le rinnovabili, perché le rinnovabili riescono comunque in qualche modo a soddisfare il fabbisogno energetico di collettività simili a quelle di Camerota. Quindi troviamo esempi in cui 2500, cioè comuni con 2500 abitanti, dove soddisfano il proprio bisogno, il proprio fabbisogno, luce, riscaldamento, raffrescamento ed elettricità con le rinnovabili. Allora, perché noi non possiamo farlo questo? Ho capito. Quindi diciamo è come sempre alla fine diventa una volontà politica, no? Per forza, perché se la volontà politica è quella di continuare con il fossile, logicamente diventa, come dire, un discorso, diciamo, fino a se stesso. Lì, Però anche questa storia, voglio dire, di portare il metano nel Cilento, logicamente ci sarà un impatto ambientale anche diverso, perché il territorio sarà sconvolto, perché si saranno fatti degli scavi, eccetera. certo. Quindi un'utilità, diciamo, che alla fine poi per quanto riguarda le persone si tradurrà nel pagamento di una bolletta. Invece con le rinnovabili questa bolletta potrebbe essere quantomeno abbattuta, è giusto? Sicuramente comunque se si fanno degli interventi mirati, cioè per ogni sì, cioè l'obiettivo anche delle direttive europee, cioè vanno in questa direzione. E solo che anche lì ci sono purtroppo le lobby del fossile che stanno spingendo per ritardare tutti quanti gli interventi con le rinnovabili. Ora è ovvio che anche elettoralmente, poi purtroppo comunque anche questo è. Allora, far arrivare 50 milioni in una realtà, beh, se ne parlava almeno per quello che mi diceva Salvatore Caricchio, insomma, Sì, 20 anni già fa. nell'89 fu fatta una prima, come dire, richiesta, proposta, ma fu il comune di Sapri, credo, che si rifiutò e quindi poi quindi non se ne fece più niente, non se ne fece. Ma ti voglio fare un'ulteriore domanda. In questo senso qua, penso che per far capire meglio ai telespettatori di Cilento TV, possiamo fare degli esempi di comuni virtuosi, non solo italiani ma anche all'estero, no? Che Certo. sono andati verso le rinnovabili e che magari ci possono aiutare a capire Certo. meglio com'è la situazione. Prego. Allora, c'è questo comune tedesco che ha iniziato il suo come dire, rapporto con le rinnovabili ben 17 anni fa, ed è il comune, ma adesso lo dico così come è scritto, perché il tedesco non lo conosco, Wiedpol Sriel, che è un piccolo centro della Baviera, dove produce il 500% in più di energia rispetto al proprio fabbisogno energetico. Ora, questa storia è iniziata ben 17 anni fa. Ora, questo che cosa significa? Che se le amministrazioni non prendono questa iniziativa di iniziare a parlare e a fare, perché, ripeto, le direttive europee
hanno sempre comunque indicato che il primo intervento lo deve fare il comune sulle proprie proprietà edilizie. Sì, quindi sulle scuole, sulla casa comunale, sui cimiteri, la palestra, tutto quello che è comune. Tutto quanto questo, cioè deve essere comunque il primo intervento da farsi. Certo. E lì perché questo? Perché poi diventa un esempio per la collettività. Sì. Anche in questo senso si è perso un'occasione, perché se andate praticamente c'è stato, come dire, il nuovo impianto dell'illuminazione pubblica, però non è stato previsto nulla in questo senso. Magari chi c'è adesso, che è un sindaco nuovo, potrebbe, come dire, certo, andare in quel senso lì, magari chiedere a questa ditta di andare sulle rinnovabili, anche per la casa comunale, per i cimiteri, certo, cioè, eccetera eccetera. Anche perché comunque il problema era proprio questo, cioè certo, lì prendendo comunque come esempio realtà concrete, ti dicevo, il comune di Casalmoro in provincia di Mantova, cioè, ha fatto lo stesso tipo di intervento che è stato fatto nel comune di Camerota, con una piccola differenza, cioè che quel comune ha coinvolto la cittadinanza con assemblee, con volantinaggio, ha coinvolto tutta la scuola. Un alto senso della democrazia. Sì, esatto. E il risultato qual è stato? Che in quell'impianto è supportato da 3 impianti fotovoltaici che evidentemente comunque rientravano nel progetto, sì, e alla fine della fiera sono stati installati ben 27 impianti fotovoltaici da privati. Quindi che cosa è successo? Che la popolazione ha recepito quel messaggio, si è reso conto che avere dei soldi fermi in banca non danno lo stesso vantaggio che investirli nella propria casa. Tra l'altro, avere 20.000 euro in banca è come se non avere niente. In realtà tu che ci fai un buono fruttifero, non ti danno niente, tanto vale investire magari su appunto queste fonti di energie rinnovabili, magari che ti aiutano a non pagare più, certo, la bolletta. Infatti è questo l'obiettivo, a un abbattimento completo, certo, della bolletta, certo. Tra l'altro l'ha fatto pure Salvatore Calicchio, certo, sembra, no? Salvatore Calicchio ha fatto l'impianto fotovoltaico nel centro storico di Camerota, quindi sì, significa, e Salvatore sappiamo che non è che fa delle opere abusive, evidentemente comunque aveva tutte quante i permessi per poter comunque installarlo. Ora il problema è perché Salvatore è riuscito a farlo lì e il comune di Camerota non riesce a farlo nella propria struttura, nelle proprie strutture. Oggi ha per le scuole qui a Marina, cioè 2 impianti fotovoltaici dal 2010. Sì. Ora, problema, quale attenzione gli amministratori hanno avuto dal 2010 ad oggi? Praticamente per l'amministrazione Toito zero, perché se c'erano i progetti sono stati nel cassetto, sono rimasti lì. Adesso vediamo quello che succede, adesso ancora non si può dire, diciamo poi nel corso del tempo si scoprirà. Un'occasione in questo senso potrebbe essere il nuovo piano regolatore, no? Il cosiddetto PUC. Anche il piano. Magari potrebbe essere un impianto, come dire, di tipo ambientale che vada in quella direzione. Noi ce lo auguriamo, anche perché comunque, visto le premesse, insomma, sembra che si vada in tutt'altra direzione, cioè anche perché anche lì la sostenibilità di un piano regolatore lo vedi anche nelle direttive che si hanno. Da quello che io so, a febbraio c'è stata un'assemblea che è stata prevista dalle norme che bisognava fare, certo, queste riunioni, certo, e hanno partecipato pochissime persone. Le riunioni sul PUC per poi dopo, come dire, di facciata, no? Magari le decisioni si pigliano sempre poi alle spalle della gente. Certo, anche perché comunque lì sembra che si stia dando spazio anche a 100 appartamenti che devono essere fatti nel comune di Camerota, perché sono previste un incremento demografico del comune. Allora, per quello che mi risulta, insomma, i centri storici di Camerota, Nentiscosa e la stessa Ricusati, cioè da quello che c'è uno spopolamento in atto. Almeno su Ricusati, che conosco benissimo, allora, c'è tutto il centro storico. E allora di che cosa, anche perché poi comunque la cosa è che emerge poi maggiormente,
è che il Comune di San Giovanni a Piro e a seguire il Comune di Sapri hanno deliberato di non rilasciare più un permesso a costruire oltre l'esistente, cioè quindi hanno già realizzato, cioè quello che l'Europa si è dato come scadenza al 2050, di non consumare più territorio. È inutile comunque adesso stare lì a... Basterebbe fare una, come dire, una delibera consiliare in cui... Infatti... Non è che ci vuole molto. Però bisogna vedere i nuovi amministratori, io mi auguro che possano realmente comunque prendere... Io credo che ci vuole un'idea ben precisa, bisogna avere in testa un tipo di progetto, no, in questo senso. Che tipo di futuro si vuole dare, come dire, al Comune di Camerota, no? Tra l'altro, con una ricaduta anche importante, perché essendo noi custodi del Parco Nazionale del Cilento, della costa che va dai Punti Infreschi fino quasi a Capo Palinuro, in questo senso qua, certo. Ma poi per non parlare del Monte Bulgheria, certo. Anche dell'interno. Ma anche le zone interne, il concetto di sostenibilità, cioè non è un problema che riguarda soltanto un settore, perché quando ti ci immergi dentro, cioè devi rivoluzionare comunque il tuo modo di vedere le cose. Allora, certo. Un amministratore, cioè lungimirante, a mio avviso, ma l'ho detto anche a qualche consigliere comunale precedente, della precedente amministrazione, amico, cioè di andarsi a vedere una serie di siti, cioè ci sono i comuni rinnovabili, si sono associati, come no? Lì fanno l'elenco di tutti gli interventi che hanno fatto. Ma c'è un'associazione comuni virtuosi. Esatto, anche quello, dove tu puoi prendere spunto, ma alla fine di tutto qua, l'inizio di tutto quanto questa situazione è quella che l'amministrazione deve prendere atto di questo concetto e tradurlo nelle piccole... Il mondo del rifiuto, per esempio, anche lì ci sono iniziative che portano poi a consumare zero. Sì. Allora, questo zero non è soltanto riguardante i rifiuti, consumo territorio zero, consumo energia, sì, col fossile zero, perché di esempi di abitazioni dove si sono distaccati totalmente, sia per l'acqua che per l'elettricità. Sì. Dagli impianti ce ne sono diversi di esempi, sì. Allora l'acqua viene raccolta, quella piovana viene depurata e quella, sì, viene rimessa nel riciclo proprio della casa, di un'abitazione. Allora, su queste... o quantomeno all'inizio si può usare per gli scarichi, certo, e anche quello per lavare, per la lavatrice, cioè, quindi il problema è che di esempi ce ne stanno aiosi, esatto. Qua è soltanto una scelta politica, certo. Ora, un aspetto che io vorrei, come dire, sottolineare e guardare, no? E poi concludiamo. Quando si parla di ambiente, no? E si parla di consumo zero del territorio, come dire, c'è sempre quell'idea che ci siano dei costi e c'è poco guadagno. Ecco. E invece, salvaguardando l'ambiente, e appunto andando verso le rinnovabili, si creerebbe un circuito virtuoso, appunto, no? In questo senso qua. Anzi, si dà più lavoro. Ha una sua definizione questa, che è l'economia circolare, cioè quella di imitare la natura fondamentalmente, perché in natura nulla si distrugge, viene tutto quanto trasformato. Ora, tradurre tutto quanto questo, quello che succede in natura, non è un mio pensiero questo, che l'ho letto, c'è stato che comunque ha studiato. Certamente. Cioè, noi ci potremmo salvare, noi come uomo, come entità uomo, se riusciremo ad avvicinarci alla natura nel suo percorso, certo, naturale. Certo. Solo in questo modo. Lo so che è pura teoria questa, che però comunque può essere tradotto in fatti concreti se chi guida la collettività, cioè può realmente comunque dare inizio a tutta una serie di iniziative che vanno in questa direzione. Sarebbe una cosa rivoluzionaria in questo Oltretutto, senso. C'è un altro aspetto anche sociale, perché nessuno comunque si rende conto, cioè valuta, per rispondere a quello che dicevi tu, il danno ambientale, sì, e il costo proprio ambientale. Nell'ambito della valutazione proprio ambientale dell'intervento che fai, è che il più delle volte viene sempre comunque trascurato,
E c'è un'altra cosa importante, è che gli interventi con le rinnovabili si crea un indotto e diverse maestranze vengono chiamate in causa, se si pensa all'edilizia, gli impiantisti, l'elettricista, cioè ci sono una anche serie... il recupero dei centri storici, ma cioè, sarebbe diventa, fondamentale, diventa... ci darebbe lavoro, certo. in un quadro di questo tipo qua, certo. Ci darebbe lavoro alle ditte in una maniera che devono comunque anche loro comunque devono anche aggiornarsi certamente, cioè, certamente. Perché di materiali comunque che il mercato ti presenta che rispondono a dei criteri di ecologici, sì. Ce ne stanno a bizzeffe, non è... Uno basta aggiornarsi, insomma si studia anche, voglio dire, non è che tutto, cioè il muratore una volta pigliava la pietra, la metteva là, esatto, adesso esatto. Un po' anche lì le tecniche cambiano. Certo, certo, e quindi... no, infatti questa è la questione che purtroppo se non c'è un'iniziativa di questo tipo che viene da chi ci amministra, il problema resterà sempre fermo. Un'ultima cosa che voglio comunque, sì. Che l'anello debole di tutta quanta questa situazione sono le risorse, perché comunque è vero che ce lo siamo detti mille volte che gli operatori turistici qui hanno la possibilità di poter comunque investire 15, 20, 25 mila euro in questo senso, ma chi comunque volesse fare un intervento di questo tipo e non ha la disponibilità. Le banche sono molto, cioè soltanto nei convegni, cioè qui se dovrebbe si presenta, intervenire qualche legge si nazionale no, ma in teoria si presentano molto disponibili, però poi dopo quando andiamo a nel sodo, a me è capitato insomma tra Lega Ambiente e le cooperative, le banche, sì. Cooperative a livello nazionale fecero qualche anno fa un accordo per promuovere le rinnovabili, sì. Io mi permisi di andare a chiedere Lumi qui e il direttore si riservò di darmi una risposta perché avrebbe dovuto comunque interpellare la sede centrale in Pallo. Certo. Mi chiamò immediatamente, devo dire, insomma, il giorno dopo per dire che di quegli accordi a livello centrale in periferia non se ne sapeva nulla. Non se ne sa nulla e non se ne fa nulla. Vabbè, come al solito, purtroppo le cose qui arrivano sempre, come dire, no, se tutto va bene 10 anni dopo. Cioè, questa è la dimostrazione che tutto quanto questo deve partire dal basso. Certo. E le iniziative che si stanno facendo anche qui, lo stesso Salvatore Cariccio con la sua iniziativa, certo. di conoscenza del territorio, cioè quella va in questa direzione. Allora, se noi tutto quanto questo non viene poi sostenuto dalle amministrazioni, cioè è tutto fermo. E allora i fossili vanno avanti per fatti loro, insomma le lobby, per non dire poi comunque, io non so se c'è tempo, un minuto, ma sulla mobilità elettrica, adesso in questo momento sta succedendo una grossa rivoluzione. E che non se ne parla, perché soltanto se te lo vai a cercare l'informazione poi ti esce fuori. Allora, io non sono del Movimento 5 Stelle, però oggi, stamattina, ho visto un video di Di Maio e degli altri che stanno facendo la pubblicità, già la campagna elettorale in Sicilia se la stanno facendo, sì, sì, sì. Con 3 macchine elettriche e stanno comunque proponendo, così come già avviene in Germania, cioè di dare un contributo di 4-5 mila euro a quanti acquistano una... Solo che anche qui, e concludo, già dal 2012 c'erano 50 milioni appunto disponibili per la realizzazione di punti di ricarica elettrica, sì. Per le auto elettriche. E l'Enel sembra che aveva questo impegno perché avevano fatto un bando, insomma è stata realizzata la prima colonnina di carica la settimana scorsa in Toscana. E sono sempre un po' più avanti, è una ma di no, quelle regioni vedere. Che magari perché risponde sempre meglio in questo senso. Ma lì ne avrebbe dovuto comunque realizzare 180, cioè 200 punti di ricarica. Quindi ne ha fatto una sola, dal 2012 a oggi, pochissimi soldi. Hanno speso, di quei 50 milioni, hanno speso 6 mila euro solo per organizzare il bando.
punto. E questo è. Ora, i privati lo stanno facendo questo. Io ho fatto un esempio, un fornaio di un paesino in provincia di Savona, cioè che commercializza prodotti biologici, si è fatto l'impianto fotovoltaico e si è messo il punto di ricarica per le auto elettriche, cioè che uno sprovveduto potrebbe dire quante macchine elettriche ci saranno, cioè, oggi ce ne stanno 8.000 in Italia. L'obiettivo è quello comunque di arrivare a un paio di milioni, cioè, quindi voglio dire, c'è la Cina, che i cinesi che vanno a produrre un'auto elettrica per 4-5 milioni, esatto, cioè, quindi anche i cinesi si stanno muovendo in tal senso, quindi c'è una rivoluzione in atto, sì. Che soltanto perché purtroppo siamo succubi della Fiat, del fossile, succubi delle lobby del fossile, esatto, che rallentano questo fenomeno. Ma basta dire, chiudo, il Qatar, che dovrà fare sì. Pochi mondiali nel 2024, esatto, benissimo, è lì, è un grosso produttore di è uno dei primi al mondo. Bene, lì stanno facendo città sostenibili, cioè non sì. È che stanno facendo comunque interventi con impianti col fossile, cioè evidentemente comunque sono anche molto lungimiranti. Certo. L'auspicio è che i nostri politici, i nostri, io sto parlando quelli locali. Quelli locali, no? non mi interessa, sia del parco che comunale, perché tanto comunque i risultati, che comunque 50 milioni per la metallizzazione, quelli comunque faranno dei danni, e non si avrà comunque un vantaggio per le nostre collettività. Ok, grazie all'architetto, grazie a voi, insomma, José Saturno, per questa chiacchierata. Noi non pensiamo di esaurire questo tipo di argomento, sicuramente ci ritorneremo prossimamente. Grazie e arrivederci alla prossima puntata. Arrivederci.